cosa pensa degli altri generi di musica? Pensa che sia soltanto musica commerciale oppure la apprezzi? Io apprezzo tantissimi generi musicali, certo, all'interno di ogni genere poi c'è il pezzo più riuscito o meno riuscito. A volte anche dentro la musica contemporanea ci sono cose che mi fanno orrore. Ci sono pezzi della musica classica che giudico minori o noiosi a volte. Poi certo c'è anche un filone espressamente commerciale che è quello che mi interessa di meno, ma da lì arrivare a disprezzarlo no. C'è una bellissima pagina di Proust che si intitola Non disprezzate la cattiva musica, e lui l'argomenta così dicendo: la cattiva musica può non avere un posto nella storia della cultura, però può avere un posto grandissimo nella storia dei nostri sentimenti. Ecco, questi non vanno mai disprezzati. Da cosa parte lei quando inizia a scrivere un brano? Ma dagli stimoli più diversi. A volte parto da una specie di fantasma acustico che mi gira per la testa, altre volte parto da un testo poetico, da un testo letterario, da un testo teatrale. Ma sai, anche lì non c'è una regola, gli stimoli di partenza possono essere diversi. Può essere un accordo, può essere una melodia. Ci sono dei periodi in cui lei non scrive niente oppure scrive sempre? Sono periodi brevi in cui non scrivo niente, sono periodi brevissimi in cui ho appena finito di scrivere un pezzo molto importante. Quest'anno ho passato una settimana senza scrivere niente. In agosto avevo appena consegnato un brano importante, grosso, lungo, per quello che avevo fatto a Bari nei prossimi giorni. Stavo aspettando di cominciare il successivo, che ovviamente non ho cominciato, anche perché non far niente mi annoio mortalmente. La mia natura è mettermi a scrivere. Non ho conosciuti altri così. Ricordo Michelangelo Antonioni, che conoscevo molto bene. Quando passavo un'intera giornata in campagna o al mare, aveva bisogno di portarsi dietro la borsa con il taccuino perché cominciava a scrivere appunto, a fare disegni, perché senza far niente si può essere bello un giorno, uno riordina le idee, uno si guarda intorno, già il secondo giorno è noioso. È così perché gli arriva subito l'ispirazione, non è che non lo aspetta. Ah sai, no, come l'ispirazione. Intanto in genere ho già, quando finisco un pezzo, ho già una piccola lista di commissioni per le quali normalmente sono già un po' in ritardo, quindi l'ispirazione mi è data anche dal fatto che i miei tre figli devono mangiare tutti i giorni. Questo è un forte motivo di ispirazione. Sì, perché metto in moto i sentimenti, eccetera, eccetera. Poi, sai, fare l'ispirazione, è vero che può esistere un elemento che si può definire ispirazione, ma in un brano musicale, come in un romanzo, come in un'opera di arte visiva, un'installazione di scultura, l'ispirazione può costituire, come dire, il 3-4, forse il 5% del lavoro. Il rimanente 95-96-97% è il lavoro, la tecnica e il mestiere, l'accanimento. Cioè, per fare il compositore bisogna scrivere non aspettando l'ispirazione, ma mettersi al tavolo e lavorare, lavorare d'ufficio. Cioè, la voglia, sai, se uno non ce l'ha, inutile che faccia questo mestiere. Cioè, un mestiere che si sceglie sulla base veramente di, come dire, un fuoco sacro. Ecco, nella vita cosa devi fare? Devi fare il compositore. Questo è, quando uno parla così, evidentemente ha questa idea in testa giorno e notte, la mattina e sera, la mattina dopo. Senti, è proprio spinto da una molla difficile da definire, ma si può definire come fuoco sacro. Ok, grazie mille. Non c'è di che. Arrivederci alla prossima.